Questa iniziativa è partita 2 anni fa e finora, diciamo, ci sono state 5 ospiti, li abbiamo chiamati così questi papà. Alloggio provvisorio, transitorio, che in qualche modo mettesse tranquilli i papà che evidentemente sono nella condizione di doversi separare. Il fatto di non sentirsi soli, ti devi abituare al fatto di essere separato, di non avere più la routine. Giornaliera, mi sveglio, faccio colazione, vado a lavorare, porto i figli a scuola, li vado a prendere, ritorniamo a casa, li porto a calcio. All'interno della casa di papà, nelle giornate dei pernottamenti, nei weekend, torna ad essere quella che poteva essere la routine, precedentemente alle separazioni, una famiglia allargata. Sono scambiati ricette in cucina, consigliamo di lavare la biancheria oppure come educare i figli, quindi stati tanti aspetti positivi. La cosa più importante è stata comunque avere un ambiente in cui stare con la bambina e poterla chiamare a casa. Fine ultimo è quello di permettere appunto ai papà di conservare un ambiente familiare quando incontrano i loro figli, che possono anche ovviamente permanere durante le notti quando i weekend lo permettono, sono stabiliti, diciamo, dal giudice. E questo permette ai ragazzi, ai bambini soprattutto, di vivere questo evento, diciamo, della vita, della separazione, in maniera molto meno traumatica. Anzi, io ho constatato che questa esperienza di cohousing fa nascere nuovi rapporti, nuove relazioni tra i bambini, tra i padri, ed è anche un'esperienza, una scuola di vita che permette, diciamo, di non solo superare, ma di migliorare la condizione di separazione. Speriamo questa cosa possa servire ad altri genitori. In questo momento io sono da solo. Spero vivamente che si faccia avanti qualche altro papà che occupi le altre 2 stanze libere.